La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre 20 anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Questa mattina, folklore e solidarietà a Cava dei Tirreni, presenti in piazza Vittorio Emanuele III i donatori nati della Polizia di Stato di Salerno, in collaborazione con i Cavalieri Bolla Pontificia di Cava dei Tirreni, per invitare tutta la cittadinanza a donare il sangue. Un'iniziativa benefica svolta anche in memoria del cavese Michele Avella, agente di polizia che ha perso la vita in un incidente stradale esattamente un anno fa in via Arte e Mestieri a Cava dei Tirreni. Siamo qui per testimoniare diverse cose. Prima di tutto per ricordare un caro amico, un collega, Michele Avella, che purtroppo ci ha lasciato proprio un anno fa. E mutuando proprio dalla sua attività, lui era molto impegnato nel sociale con l'associazione Cavalieri Bolla Pontificia del cavaliere Peppe Ferrigno, si interessava proprio di donazioni, ma non donava solamente, lui era un promotore delle donazioni, era uno che si dava molto da fare. Allora quale cosa migliore di ricordarlo con appunto una donazione? Noi siamo un'associazione della Polizia di Stato, donatori nati della Polizia di Stato, abbiamo approfittato proprio di questo per fare un momento di solidarietà. Quindi stamattina siamo venuti qua per far donare gli amici, i colleghi, i cittadini di Cava. Con l'aiuto del Don Rosario, il cappellano del Duomo, abbiamo tenuto anche un momento di raccoglimento, abbiamo fatto una messa poi per ricordare, per testimoniare, per portare memoria a Michele Avella per quanto riguarda questo tragico fatto che è avvenuto, che c'erano i genitori, c'era la moglie, a quale abbiamo testimoniato la nostra vicinanza. Dobbiamo dire che la cittadinanza ha risposto alla grande, tante sono state le donazioni che sono state raccolte stamattina e addirittura non riusciamo a farle tutte perché poi arrivata a una certa ora dobbiamo lasciare e ci sono ancora altre persone che vorrebbero donare. Io li ringrazio tutti di cuore come li ringrazio la famiglia. Colgo l'occasione per ringraziare anche il signor Questore di Salerno che ci ha dato la possibilità con questo dispiegamento di forze di testimoniare anche visibilmente la vicinanza della Polizia di Stato alla famiglia e a tutti quanti, il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, che è stato lui presente, anche il vescovo è venuto a testimoniare la sua presenza e ci è stato vicino. Ringrazio l'azienda ospedaliera di Salerno che ha messo a disposizione la struttura proprio per venire incontro alle persone, perché uno dei messaggi che noi stiamo lanciando è proprio quello di andare incontro, cioè non aspettare negli ospedali che la gente venga, ma siamo noi che andiamo incontro alle persone per favorire la donazione, perché è sempre più importante, sempre più necessario, perché come dice il nostro presidente escono donatori a una certa età che non si può donare più e sono pochi i giovani che subentrano. Questo è un invito, un appello proprio ai giovani di farsi promotore anche loro, non solo di donare ma anche di far donare, perché c'è grave necessità di sangue e chi come proprio il cavaliere Peppe Ferrigno, che lui è un grosso promotore di questa iniziativa, è il fulcro di questa iniziativa, e noi assieme stiamo cercando proprio di portare un po' di aiuto a quelle persone che ne hanno bisogno.